Ciao Francesco, benvenuto tra di noi. Come Ciao Cristian. Sì, stai? Tutto bene? siamo in base di consulenza, non so più dove piazzare le chiamate Infatti so che questo è un problema che praticamente avete tutti voi del team trainer. Ho parlato anche con Davide ieri, che lui è sepolto e non sappiamo più dove mettere gli studenti, infatti ci servono rinforzi. ormai. Sì, no, Allora, assolutamente. oggi parliamo di un tema molto interessante che è diversi stili in chat, no? Ossia, ci sono diversi modi di fare in chat che sono ugualmente efficaci e che quindi possono essere applicati da persone diverse, ok? Tenendo però in considerazione alcune regole generali, motivo anche per cui io dico sempre, ragazzi, non imparate le frasi, ma imparate i concetti, perché poi allora potete conservare il vostro stile, applicare appunto delle sfaccettature e sfumature diverse sulla base del vostro carattere e questo risulterà ugualmente efficace. A volte mi ascoltano, a volte invece no, non vogliono ascoltarmi perché vogliono le frasi, ok, per fare i copia e incolla, però questo è il concetto, quindi ci possono essere diversi stili ugualmente efficaci. Tu cosa ne pensi? Sì, diciamo, è un po' quello che dico sempre ai miei studenti su cui andiamo a lavorare nelle consulenze. Durante le consulenze noi non tendiamo a dare le frasi, andiamo a creare un metodo fatto su misure in base alla persona che sei, anche perché di base, se noi vogliamo migliorare la tua comunicazione, non modificarla completamente. Partendo dal presupposto che ci sono vari stili, cioè andando ad analizzare il team di Playlover, possiamo vedere come ogni istruttore, ma così come te, così come Steve, avete uno stile diverso, stile che comunque ha la sua efficacia, perché si attraggono tipologie di persone che sono differenti. Ci sono persone come ad esempio Davide o me che abbiamo uno stile molto più emotivo, molto più empatico, stili come Giulio che tendono più alla provocazione o come Steve stesso, stili come il tuo che tendono molto di più al darsi valore, al dare valore all'altra persona. Tutte cose che possiamo vedere anche grazie al VIP Club o grazie all'universo dove vengono spiegate in maniera specifica come fare queste cose. Ciò che voglio dire, voglio far capire alle persone che ci seguono è che bisogna creare il proprio metodo di comunicazione. Perché da come sei tu, da quello che tu comunichi, puoi veramente andare a trasmettere quello che sei. Come facciamo a fare queste cose? Intanto cerca di capire quali sono i tuoi punti di forza. Sei una persona molto empatica, sei una persona profonda, sei una persona che ama scherzare. Una volta che hai trovato i tuoi punti di forza, utilizzali. Come li puoi sfruttare? Sai che sei una persona molto empatica, ok? Che tipologie di persone puoi prendere? Persone che comunque tendono ad amare la psicologia o tendono a discorsi profondi. Utilizza queste leve a tuo vantaggio, non contro di te. Prediligi quelle persone che tendono a preferire più l'empatia rispetto allo scherzo, non perché tu non possa attrarre anche quelle tipologie di persone, ma perché sarà più difficile all'inizio andare a entrare in sintonia con loro. Poi, sai che ami molto provocare, ok? Utilizza questa cosa, ovviamente nei limiti, se no poi esageri, ma utilizza questo a tuo vantaggio. Crea pezzo dopo pezzo un puzzle che ti permette di avere uno stile in chat che ti fa avere risultati in base alle persone che vuoi. Cosa molto importante, prima capisci che persone vuoi. Vero. Se non sai che persona vuoi, cioè è inutile andare un attimino a buttarsi così alla cieca con delle frasi già fatte che non sono contestuali in base a dove è la persona con cui stai parlando. Mi viene l'esempio di un mio studente che mi disse: guarda, fra, io voglio parlare con persone molto solari, che amano ridere, che amano uscire. Ok, ma di che cosa parli? Io parlo solamente di libri, di filosofia, di sport. Sì, ma così come fa a trovare persone così? Esatto. Vuoi avere persone così? Inizia a essere tu così, impara a essere così, attrarrai persone così. Una persona solare attrae persone solare. Una persona che ha uno stile di comunicazione divertente attrae persone che amano ridere. Così come una persona che è molto empatica attrarrà persone molto empatiche. È una legge universale, attrai quello che è vicino a te. Assolutamente sì, sai, mi fai venire in mente un consiglio che davo spesso ai nostri studenti, che era questo, ossia di andare a calibrare la descrizione del profilo, ok? Quindi che fosse Tinder piuttosto che Badoo, piuttosto che Mythic, eccetera, eccetera, in base alla ragazza che tu vuoi in un qualche modo colpire. È chiaro che chiaramente, non so, se tu vuoi una ragazza che sia di mentalità aperta, che ami, diciamo, girare il mondo, eccetera, batterai di più sull'argomento viaggi, ok? Sulla curiosità,
sul scoprire cose nuove, sul fatto che per te la differenza è un punto di incontro e non un punto di separazione, ok? Quindi anche questo fa capire che si può in un qualche modo targettizzare, diciamo, il polo attrattivo del profilo. Sì. Io ricordo una delle tue lezioni del VIP Club che durante una di quelle dice: guarda ragazzi, io quando mi facevo le chat avevo 4 match, 4-5 match, ma erano le persone che io volevo. Esatto, sì. Esatto, io ho pochissimi, avevo Non pochissimi match su Tinder. Esatto, e comunque spiegavi comunque durante tutto il VIP che la tua tipologia di comunicazione era fatta apposta per quelle persone. Ed è normale che sia così, ragazzi. Cioè, abbiate una comunicazione che è fatta apposta per la tipologia di persone che voi volete attrarre. Ma iniziate soprattutto a capire prima cosa volete, poi da lì iniziate a capire cosa gli piace e muovetevi in quella direzione. Ok, perfetto Francesco, bellissima spiegazione, molto molto utile. Alla prossima, ciao ciao. Alla prossima.